Lei è stata la rossa più famosa di Hollywood, l'interprete mai dimenticata di uno dei film più iconici del cinema degli anni 40. Il suo destino di attrice si nasconde dietro 5 lettere e dietro un personaggio che farà sognare milioni di uomini di ogni generazione. La donna ideale per cui ogni uomo avrebbe fatto follie. Il suo nome è Gilda, un concentrato di sensualità e femminilità sublimati in un gesto. Quello di tirare indietro i folti capelli rossi o di togliersi un lungo guanto nero per lasciare scoperta una pelle di alabastro. Un gesto che farà di lei una star indiscussa. Per lei la stampa coniera il termine dea dell'amore o l'atomica. Quel ruolo la renderà una stella, però sarà anche la sua prigione dorata. A questo proposito dirà: gli uomini sognano di andare a letto con Gilda e si ritrovano con me. Sì, perché dietro l'apparente aria audace e famelica si nascondeva una donna fragile e lontanissima da quel personaggio. E quel ruolo da pin-up, cioè ragazza da poster da appendere al muro, le starà sempre enormemente stretto. E tuttavia farà la sua fortuna. A lei, insieme a Veronica Lake, Lauren Bacall, ci si ispirerà per la creazione del personaggio di Jessica Rabbit, la sensualissima moglie di Roger Rabbit, con le sue forme sinuose e lo sguardo ammaliante. Il poster di Gilda in un racconto di Stephen King campeggerà sul muro della cella del protagonista, sua prima e insospettabile complice per costruire il suo piano di fuga che si concretizzerà solo 40 anni dopo. Ed è difficile l'operazione di separare Gilda da chi l'ha interpretata, ma questa straordinaria attrice, ballerina e performer sarà molto di più per l'industria di Hollywood. Sarà una vera e propria icona di fascino e sensualità. Oggi vi parlo di Rita Hayworth. Margarita Carmen Cansino nasce a Brooklyn, a New York, il 17 ottobre del 1918. Suo padre, Eduardo Cansino, era originario di Castilleja de la Cuesta, un piccolo villaggio vicino Siviglia, in Andalusia. Nelle sue vene scorreva il sangue dei gitani e, come da tradizione gitana, Eduardo era un provetto ballerino di flamenco, così come lo era stato suo padre Antonio, colui che aveva reso popolare il bolero, ballo tradizionale spagnolo. Tutta la famiglia Cansino era devota alla danza, talmente tanto che Eduardo e la sorella Elisa, ovunque si trovassero, non perdevano mai occasione per salire su un tavolo ed esibirsi in una sevigliana, un palos del flamenco tipico di Siviglia che si balla in coppia. Ma Eduardo era un ragazzo estremamente ambizioso e dopo un po' l'ambiente ristretto del suo piccolo villaggio andaluso non gli bastò più. Così nel 1913 si imbarcò su una nave diretta a New York, insieme a lui l'inseparabile sorella Elisa, sua partner di ballo. A New York i due fratelli Cansino si esibivano nei locali e nei casinò sotto il nome di Dancing Cansino e il loro sarà un successo travolgente. I Cansino consacreranno il loro successo a Broadway nel celebre spettacolo di varietà Ziegfeld Follies, ispirati ai celebri varietà francesi di Parigi. Insieme a loro a esibirsi allo Ziegfeld Follies un'altra celebre coppia di danzatori, Frederick e Adèle Astaire. Vi dice niente questo nome? Proprio lui, il famoso Fred Astaire, ballerino, coreografo e attore che diventerà una star in coppia con Ginger Rogers e che rivedremo più avanti. Ma Broadway non porterà solo successo al giovane Eduardo, ma anche l'amore, che avrà le fattezze incantevoli di una giovane ballerina di origini irlandesi, Volga Hayworth. I due si innamoreranno follemente l'uno dell'altro, nel 1917 si sposeranno e insieme avranno 3 figli, Margarita, la maggiore, Eduardo Junior e Vernon. I 3 figli di Eduardo e Volga non possono sfuggire a quello che sembrava il destino dei Cansino, diventare dei ballerini professionisti. Ma sarà soprattutto Margarita quella su cui si concentreranno tutte le ambizioni paterne. Sì, perché ben presto i fratelli più piccoli di Margarita abbandonarono la danza. A tenere alta la tradizione di famiglia rimase lei, Margarita, che a soli 4 anni era già una provetta ballerina. Il battesimo della danza glielo diede il nonno Antonio, che la piccola conobbe durante il tour europeo dei Dancing Cansino a Madrid e che per primo la introdusse al flamenco.
Che lei piacesse o meno, Margarita non ebbe molta scelta perché il padre, fin da piccolissima, la costrinse a prendere lezioni e di fatto ne plasmò il destino. Di quegli anni dirà: «Dall'età di 3 anni, da quando ho imparato a stare in piedi, ho dovuto prendere lezioni di danza. Non mi piaceva, ma non avevo il coraggio di dirlo a mio padre e così ho imparato a ballare. E le prove erano tutto ciò che riempiva le mie giornate». Tutta l'infanzia della maggiore dei Cansino fu quindi votata alla danza e alle durissime sessioni di allenamento. Edoardo aveva in mente un solo obiettivo: fare della figlia la più grande bailaora degli Stati Uniti. E per farla arrivare a quell'obiettivo la ritirò presto da scuola. Margarita crescerà osservando la sua immagine nel grande specchio della sala da ballo del Carnegie Hall, dove si allenava insieme al padre e allo zio Angel, piegando i suoi piedi, allenando le braccia, torcendo i polsi per raggiungere il movimento perfetto. Petto in fuori, pancia in dentro, braccia in su, planta i tacon, per ore e ore. Oltre alla danza, il padre pretendeva da lei che imparasse lo spagnolo, quindi quando non ballava studiava la lingua dei suoi avi. Un'infanzia solitaria la sua, senza giochi, senza interazione con i bambini della sua età, senza nessuna amica con la quale scambiare qualche confidenza, sempre e solo la danza. A contrastare la carriera di ballerina della propria figlia senza riuscirci, la madre Volga, ma non pensate che fosse perché voleva per la figlia un'infanzia normale. No, in realtà anche lei nutriva ambizioni verso la propria creatura, voleva diventasse un'attrice come lo era stato suo padre. Sì, insomma, nessuno dei due genitori progettò per lei una vita normale, fatta di giochi, esperienze, ginocchia sbucciate. Tutto il contrario, Margarita doveva preservare il suo corpo, il suo strumento di lavoro, con una dedizione e un'ossessione assolutamente inusuali per una ragazzina. Unico suo obiettivo avere successo e guadagnare dei soldi. Inutile dirlo, la sua fu un'infanzia molto triste e tremendamente solitaria. Eppure, per quanto non le piacesse, sembrava nata per danzare e a 5 anni era già sul palcoscenico di Broadway per lo spettacolo di varietà The Greenwich Village Follies. Nel 1926, a soli 8 anni, venne scritturata per il corto Fiesta della Warner Bros. Nel frattempo, l'ambiziosissimo padre pensò di introdursi nell'industria del cinema come coreografo. Così trasferì tutta la famiglia a Los Angeles, dove aprì una sua scuola di ballo per dare lezioni agli attori di Hollywood e crearsi allo stesso tempo una rete di conoscenze. Edoardo iniziò così a coreografare i numeri di danza per la Warner Bros. Per pellicole cosiddette esotiche, e cioè ambientate in Spagna o in Messico. Era il 1927 e Margarita era ancora una bambina di 9 anni che di lì a poco sarebbe sbocciata in una giovane e bellissima donna. Nel 1929 ci fu il crollo della borsa che distrusse un'intera economia. Edoardo dovette rinunciare alla sua scuola di ballo e si concentrò sulla figlia che nel frattempo, crescendo, aveva tirato fuori una sensualità sorprendente. E a 13 anni sembrava una donna fatta e finita, al punto che per il padre era matura abbastanza per fare di lei la sua partner di ballo. L'occasione si presentò nel 1931 quando Elisa, la sorella di Edoardo, si recò a Miami per qualche settimana. Edoardo a quel punto si ritrovò di punto in bianco senza una partner. Gli venne in mente che la sua Margarita poteva essere una degna sostituta della zia, così andò dalla moglie e le disse: «Truccala e falla indossare un vestito attillato». E Volga eseguì. Truccò la figlia alla maniera delle ballerine di flamenco, un ombretto di un blu intenso e labbra rosso fuoco. Poi le fece indossare un abito talmente stretto da mettere in risalto tutte le curve di Margarita, che seppur adolescente aveva un corpo già molto sinuoso. Ma i cambiamenti al suo aspetto non si limitarono a un po' di trucco e qualche vestito succinto. Edoardo le fece cambiare colore di capelli, da castano a nero intenso, per darle un aspetto ancora più latino. Nacque così il nuovo duo dei Dancing Cansino, formato da padre e figlia. Gli inizi però non furono così scoppiettanti, perché per via delle rigide leggi californiane in materia di tutela minorile, la giovane Margarita non poteva esibirsi nei nightclub di Los Angeles. Edoardo pensò quindi di prendere ingaggi a Tijuana, la prima città a ridosso del confine con la California, in suolo messicano, e tra le mete preferite dei californiani che fuggivano dalle leggi proibizioniste e a frotte scendevano dai treni per godere della vivace vita notturna della città, ricca di nightclub e bar e paradiso degli eccessi, dove i Dancing Cansino erano liberi di esibirsi e gli uomini liberi di bere e fare baldoria.
Margarita capì presto di essere oggetto del desiderio maschile. Imparò a fronteggiare lo sguardo lascivo degli uomini che in lei non vedevano una ragazzina, ma una donna sensuale e in grado di scatenare le loro più fervide fantasie. E non vi sorprenderà sapere che Edoardo incoraggiava gli uomini ad avvicinarsi alla figlia, a toccarla, a farsela presentare. E pensate, l'aspetto di Margarita era così immaturo che quasi nessuno la scambiava per sua figlia, ma piuttosto per la moglie. E mai una volta Edoardo pensò di correggere gli uomini che si avvicinavano alla ragazzina dicendo magari «questa è mia figlia», perché credeva così di scoraggiarli e di rendere Margarita meno appetibile. Ma Edoardo, che sembrava così libertino quando si trattava di lavoro e quando si trattava di esibirsi, era invece gelosissimo quando la ragazza smetteva i panni della ballerina. Nessun ragazzo della sua età poteva avvicinarsi a lei. Per Margarita niente esisteva al di fuori del palcoscenico e per i ragazzi e le ragazze della sua età era un vero mistero, perché senza gli orpelli che il padre le imponeva di indossare era una ragazza timida, incapace di relazionarsi agli altri e con una famiglia alle spalle che vedeva in lei solo una fonte di reddito. Inoltre Volga ed Edoardo erano due alcolisti disinteressati a lei al di fuori della danza. Tanto lavoro però venne ripagato perché Margarita con le sue performance diventò la star indiscussa dei Night di Tijuana e in pratica la famiglia tirava avanti solo grazie a lei. E fu su di lei che Edoardo puntò tutto e senza stare troppo a pensarci la spremette come un limone, non dandole un momento di respiro e tra prove estenuanti e spettacoli notturni la giovane Margarita non vedeva quasi mai la luce del sole. Margarita fu sfruttata in ogni modo possibile e tutto ciò che guadagnava finiva nelle avide mani del padre. L'ambiguità del loro rapporto sul palcoscenico si rifletterà anche nella relazione fra di loro, fuori dalle scene. Era come se Edoardo avesse dimenticato che prima di essere sua partner di ballo, Margarita era sua figlia. Edoardo non la proteggerà mai come avrebbe dovuto fare un padre, anzi la esporrà il più possibile, convinto di poter disporre della sua vita come più gli andava genio, facendo di lei un oggetto sessuale alla mercé di tutti. Il 1935 è un anno cruciale per la giovane Margarita. Un giorno, mentre si esibiva al locale Agua Caliente, fece il suo ingresso Winfried Sheehan, vicepresidente della 20th Century Fox, che rimase abbagliato dalla sua bellezza. Dopo lo spettacolo, l'uomo si avvicinò al padre e gli propose di ingaggiare la figlia per ballare in un film di prossima produzione. Edoardo non se lo fece dire due volte e spedì la figlia a Hollywood, anzi ci andarono insieme, perché in qualità di suo manager voleva contrattare l'ingaggio e immergersi in quel mondo da lui agognato fin da ragazzino. In realtà alla Fox non furono particolarmente colpiti dal suo aspetto, per loro lontanissimo dagli standard del momento. Margarita aveva un corpo sinuoso, una fronte bassissima, capelli neri e lisci con la riga in mezzo e dei tratti importanti, ma ballava divinamente e aveva un grande potenziale come attrice. E alla fine alla Fox decisero di farle un contratto e di utilizzarla dove servivano ballerine sulla scena, con una paga di $100 alla settimana e una dieta super... Non era un contratto esclusivo però, quelli erano gli anni in cui gli studios arraffavano più attrici possibili sperando che fra di loro ce ne fosse una particolarmente dotata e che avrebbe sfondato facendo la loro fortuna. Chi aveva un contratto con una major studiava portamento, dizione, gli veniva rifatto il look e imparava a stare davanti a una camera. Ma pochissime fra loro sfondavano davvero, la maggior parte non riusciva a girare neanche un film oppure ottenevano pochissime scene che a volte in fase di montaggio venivano persino scartate. Era una sorta di fucina di star, ma per molte di loro il destino era segnato, finire nell'oblio senza aver mai assaggiato il gusto del successo. Il destino di Margarita Cansino alla Fox, ahimè, sembrava anche quello segnato. Non otteneva che particine dove doveva ballare, in pellicole a basso costo, molto spesso western, dove interpretava una ballerina spagnola o messicana. Gli inizi quindi furono piuttosto incerti, come dirà sempre, non sono diventato una star dalla sera alla mattina. Shane però aveva per lei grandi progetti e quando fu il momento di produrre il film Ramona per la regia di Harry King,
Il numero 2 della Fox pensò subito a Margarita, che nel frattempo aveva cambiato nome in Rita Cansino. Rita sembrava perfetta per quella parte. La protagonista doveva avere un aspetto esotico, ma nello stesso tempo occidentale. Ma Shane dovette vedersela con quello che nel frattempo aveva scalato le vette della Fox, Daryl Zanuck, che invece aveva tutt'altra idea e che alla fine impose Loretta Young come protagonista. Ma Zanuck fece di più, stracciò il contratto di Rita perché di lei non sapeva che farsene. Ma più probabilmente lo fece per affermare la sua supremazia sul collega, il cui peso all'interno della Major era sempre più inconsistente. Sì, insomma, a pagare le spese della disputa fra i due manager fu proprio lei, Rita. La sedicenne Rita Cansino però fece in tempo a fare il suo debutto al cinema con la Fox in un film del 1935, L'Inferno di Dante, con protagonista Spencer Tracy. La Cansino appariva in una sequenza di ballo insieme a Gary Leon e, bisogna dirlo, in quel piccolo cameo Rita era accattivante, sensuale, con un sorriso incantevole e un carisma invidiabile. Spencer Tracy però lo ricorderà come uno dei peggiori film mai girati, al punto che anni dopo di lei dirà: «Il fatto che abbia lavorato ancora dopo il debutto in un film simile è la prova che merita il riconoscimento e il successo che sta avendo adesso». In realtà L'Inferno di Dante fu sì il primo film girato, ma che uscirà dopo circa 2 anni dalla fine delle riprese, e che fu preceduto da altri 2 film, tutti usciti nel 1935 e girati dopo L'Inferno di Dante. Sotto il sole della Pampa, dove girerà una scena parlata nei panni di una ragazza messicana, e Il segreto delle piramidi, che faceva parte della saga di Charlie Chad, un investigatore asiatico interpretato dal ben poco asiatico attore Warren Holland. Nel 1936 partecipò al film Paddy O'Day con la baby diva rivale della Temple, Jane Withers, con cui lavorò nel film La mascotte dell'aeroporto, film che la rese celebre e le fece ottenere un contratto in esclusiva con la Fox. Anche per questo film, la presenza di Rita nel ruolo di una danzatrice russa era giustificata da una sequenza musicale dove si doveva ballare e cantare. Da notare come Rita riuscisse a ricoprire vari ruoli definiti esotici, dalla messicana all'argentina fino alla ragazza russa. Ma come abbiamo visto, la Fox nel 1936 le diede il ben servito. Rita era molto sconsolata, anche perché a quel punto in lei nacque una voglia di rivalsa mai provata prima. È un'ambizione che le bruciava in petto. Voleva essere attrice, una vera però, non una ballerina attrice dall'aria esotica. Ed è a questo punto che il destino della giovane Rita, in quel luminoso 1936, si intreccerà con quello di un uomo, Eddie Judson, quello che diventerà il suo primo marito, l'artefice della nascita di Rita Hayworth. Eddie era un uomo molto ambiguo, nessuno sapeva bene come tirasse a campare. C'è chi dice che commerciasse in auto, chi dice che facesse traffici illeciti, ufficialmente però era un talent scout freelance. Le sue giornate trascorrevano in giro per gli studios più importanti a caccia della faccia giusta, quella da mettere sotto la propria ala per farne una star. Ma c'era mai riuscito fino a quel momento? Non proprio. Eppure Eddie era un uomo con un ego smisurato e che credeva moltissimo nelle proprie capacità. Così quando un giorno fuori dalla Fox notò una ragazza che piangeva disperata, le si avvicinò e la guardò negli occhi bagnati di lacrime, 2 pozze nere, profonde e malinconiche. La giovane gli spiegò che aveva perso il suo contratto e che non voleva per niente al mondo tornare a lavorare con il padre. E nel dirlo, Judson notò nel suo sguardo un moto di ribellione e fierezza che non aveva mai visto in nessuna prima di allora. E lì stesso decise di farne una star. Quella ragazza era Rita Cansino, la futura Rita Hayworth. Eddie la mise sotto la propria ala e, come prima cosa, fece in modo di recidere il legame fra Rita e il padre Edoardo, che smise di esercitare la propria autorità sulla figlia sedicenne, con enorme disappunto di Edoardo che, senza Rita, non sapeva proprio come tirare avanti. Ma questo legame spezzato non significò per la ragazza una ritrovata libertà di azione. Affatto. Quello che voleva essere un atto di ribellione fu semplicemente un passaggio di consegne da un carceriere a un altro, e con Eddie Rita riprodusse le stesse identiche dinamiche. I due iniziarono una relazione che li portò dritti dritti al matrimonio celebrato nel 1937.
Al tempo Rita aveva appena 18 anni mentre Eddie era di gran lunga più grande di lei. Ma ancor prima di essere suo marito, egli si riteneva il suo mentore e manager e così, come fece il padre, sottopose la giovane moglie ad estenuanti sessioni di studio di recitazione con i migliori coach di Hollywood. Eddie, mai pago degli sforzi di Rita, la costringeva ad esercitarsi anche a casa davanti allo specchio del bagno, dove doveva riprodurre le varie espressioni facciali, ripetere le battute più e più volte. Imparò la postura corretta e a posare, e tutto senza mai lamentarsi, lavorando come una matta e, dopo tutto, non faceva nulla di diverso da quanto aveva sempre fatto. Solo dopo, anni dopo, Rita Hayworth capirà che il suo plasmarla, dirle cosa fare, come vestirsi, come atteggiarsi, era solo un modo per controllarla, per piegare il suo volere a quello dell'uomo di turno. Ma in quel momento per la giovane Rita Cansino non c'era nulla di anomalo o allarmante. Judson era sempre dietro di lei, ogni volta che l'attrice provava a ottenere qualche provino. Quando piangeva perché nessuno le voleva dare una parte, ritenendola troppo esotica e con scarsissime potenzialità, oltre che poco aggraziata e addirittura volgare. Eppure non si arrese e tanta caparbietà un bel giorno diede i suoi frutti. Sì, perché a mettere gli occhi su di lei fu un importante pezzo da 90 di un'altra major, Henry Cohn, della Columbia Pictures. Ed è alla Columbia che il destino e la carriera di Rita Cansino subiranno una svolta epocale. Ma prima che questo accadesse, Eddie Judson aveva creato una nuova Rita. Non più Cansino, non più latina o messicana, non più esotica, ma americana e con un nome americano, quello della madre. Eddie aveva inventato Rita Hayworth. Ovviamente Judson non si limitò solo al nome, ma la trasformò radicalmente anche nell'aspetto fisico. E qui, amici miei, devo precisare una cosa, perché sebbene la storia ufficiale ci dica che a trasformare la Hayworth fu la Columbia, in realtà pare che non sia così. E quindi in questo video vi racconto la versione ufficiosa della storia e quella che pare essere la più veritiera, e cioè che a inventare Rita Hayworth sia stato il suo primo marito, il quale iniziò facendole perdere molto peso. Poi passò al viso, lo voleva più sottile, senza quegli zigomi prominenti, e a questo scopo le fece rimuovere i molari in modo da rendere le guance meno sporgenti. Poi passò alla fronte, la cui attaccatura dei capelli molto bassa non era di suo gradimento. In pratica le fece asportare parte dei capelli a colpi di ceretta e 2 anni di dolorosissime sedute di elettrolisi per bruciare i bulbi piliferi, in modo da rendere la sua fronte molto più ampia e l'attaccatura dei capelli più alta. E infine eliminò il nero dei capelli, giudicati da lui orribili. Li volle del suo colore naturale, un castano caldo, e non più lisci e con la riga in mezzo, ma che ricadevano sulle spalle in morbide onde. Ed ecco apparire davanti ai suoi occhi una nuova Rita. Una Rita che Hollywood avrebbe finalmente accettato e reso una star, perché finalmente rappresentava il perfetto prototipo di attrice che l'industria del cinema voleva proporre al pubblico. Per Rita Hayworth fu come cancellare con un colpo di spugna tutto ciò che era stato prima di essere Rita Hayworth. Fu qualcosa di radicale, fu come rinascere, e dopo tutto per creare un mito era necessario anche inventarselo questo mito. Judson, nel tentativo estremo di cancellare la vecchia Rita, creò per lei un passato che non era mai esistito, infarcendo la sua biografia di aneddoti ed episodi anche improbabili, come quello di essere stata promessa sposa di un principe. La disegnava ricca sfondata, le faceva indossare abiti sontuosi e gioielli di grande valore che l'uomo con le sue doti affabulatorie riusciva a ottenere da gioiellieri e negozi alla moda. Le sguinzagliava dietro i fotografi che dietro compenso la seguivano e la fotografavano, anche se di fatto era una perfetta sconosciuta. Ma non solo, la sottoponeva a svariati servizi fotografici in studio, foto che poi faceva girare dappertutto. Sì, insomma, le disegnò attorno un'aura di mistero e di fascino che la rese famosa anche senza esserlo davvero. E fu così che Henry Cohn, capo della Columbia, venne a sapere di lei. Un giorno si ritrovò con una delle sue tante foto in mano ed esclamò: «Ma chi è questa donna?» Insieme a lui c'era una parrucchiera che si diceva fosse amante di Judson e che chiaramente gli reggeva il gioco, che fingendosi stupita gli disse: «Ma come, chi è? È Rita Hayworth, la donna per cui tutti gli uomini perdono la testa». Ed Henry Cohn disse: «La voglio, portamela qui adesso».
Judson aveva raggiunto il suo scopo, creare dal nulla una star prima ancora che questa diventasse una star per davvero. Rita Cansino e il suo aspetto esotico, la sua intera storia, era come se non fosse mai esistita. Adesso c'era lei, Rita Hayworth, la dea dell'amore, la bomba sexy, la pin-up, il futuro sogno erotico di generazioni di uomini. Quando approdò alla Columbia, Rita non aveva idea di chi fosse Henry Conn, né di cosa si dicesse di lui. Conn aveva la fama di molestatore. Era noto per essere un tiranno e per provarci con tutte le sue attrici, a cui prometteva parti in film in cambio di sesso. Era insomma il Weinstein degli anni 30-40, per intenderci. Una delle poche a resistergli fu la Crawford, che senza mezze misure un giorno gli disse: «Tienilo nei pantaloni, Harry, sto andando a pranzo con tua moglie e i tuoi figli». Ovviamente tra tutte le attrici che passarono sotto le sue grinfie, Rita non fece eccezione, anche se non cedette mai alle sue avance, e forse proprio per questo Conn fu nei suoi confronti particolarmente abusante. Conn sviluppò per Rita Hayworth una vera e propria ossessione e, oltre a tentare invano di avere rapporti con lei, le riempì il camerino di microspie così da controllare ogni sua mossa. Il loro primo incontro negli uffici della Columbia fu traumatizzante per Rita. Henry Conn l'accolse con la solita sigaretta in bocca mentre era al telefono. Le fece segno di rimanere in piedi e iniziò a girarle attorno. Dopodiché prese un tagliacarte e lo usò per aprirle le labbra e ispezionarle la bocca e i denti, come si fa con i cavalli. Dopo aver terminato la sua chiamata, allungò una mano verso la sua gonna, gliela sollevò e le osservò le gambe. Poi, con un cenno di approvazione, la fece sedere e le fece firmare il contratto più importante della sua carriera. Quello fu un giorno bellissimo e terribile insieme. In seguito, Rita proverà a resistere ai suoi continui approcci, anzi assalti, cosa che lo farà andare su tutte le furie. Ma Rita era ormai la sua gallina dalle uova d'oro e con lei non poteva giocare la carta del ricatto e del compromesso. La Columbia Pictures, tra le tante major, era di certo quella meno prestigiosa e, prima di ingaggiare la Hayworth, non aveva nessun nome di richiamo. Ecco perché Rita divenne per la Columbia la punta di diamante, talmente legata alla major che anni dopo Frank Sinatra, con cui lavorerà, dirà: «La Columbia è Rita Hayworth». Il suo primo film importante per la Columbia è del 1938, Avventurieri dell'aria, di Howard Hawks, il re delle commedie. Il film narra le avventure di un aviatore e direttore di una compagnia aerea sull'orlo del baratro, all'interno dell'aeroporto di Barranca, città fittizia e remota del Sud America. A complicare le cose, due donne dal carattere impetuoso. Per la parte che fu di Rita Hayworth, Hawks in realtà avrebbe voluto Dorothy Comingor. Fu Conn a spingere il regista a darle quel ruolo, piccolo, con poche scene, ma fondamentale ai fini della trama. E Hawks, dopo tante insistenze, accettò. Al suo fianco Cary Grant e Jean Arthur, ex star del cinema muto e star della Columbia. Il film, nonostante la dura lavorazione, fu un successo al botteghino. E anche Rita ebbe la sua fetta di successo, specie per il glamour che circondava il suo personaggio. E quello stesso mese finì sulla copertina di Look Magazine. Il suo aspetto e le sue doti recitative cominciarono a renderla famosa nell'ambiente, al punto che George Cukor la volle per un ruolo secondario nel suo film Le peccatrici folli con Joan Crawford come protagonista. Venne quindi prestata alla MGM, ma il suo primo film da protagonista sarà nel 1940 in Angeli del peccato insieme a Douglas Fairbanks Jr. Ma il ruolo che la renderà celebre al grande pubblico arriverà nel 1941 con il film Sangue Arena a fianco di Tyrone Power, un film della Fox, la casa di produzione che anni prima aveva stracciato il suo contratto e che senza volerlo fece la sua fortuna. Conn capì che anche se continuava a tenerla sotto stretto controllo e con un contratto di ferro alla Columbia, era tuttavia necessario prestarla alle competitor per aumentare la sua fama e farne la star delle star. Per un curioso caso del destino, la Hayworth fu scelta proprio dalla Fox per interpretare ancora una volta una donna di origini spagnole, nel ruolo di una socialite frivola e malvagia che trama alle spalle del matador protagonista. Un ruolo da femme fatale che sembrava cucito su di lei. Sempre nel 1941 girerà Bionda fragola con James Cagney e Olivia de Havilland.
Sebbene la protagonista femminile fosse la The Havilland, il biondo fragola del titolo si riferisce al personaggio di Virginia Brush, interpretato da Rita Hayworth, una ragazza esplosiva dai capelli ramati di cui il protagonista si innamora, anche se poi le preferisce la meno appariscente amica Amy. Anche per questo film il regista aveva pensato per il ruolo di Virginia un'altra attrice, Anne Sheridan, che però rifiutò la parte. Allora si pensò a Brenda Marshall, ma a Walsh il regista venne in mente un'attrice, anzi una ragazza come la definì, che aveva visto in qualche film della Columbia. Quasi non si ricordava il nome, proprio lei, Rita Hayworth. E leggenda vuole che da quel momento Walsh dirà che Rita Hayworth era stata una sua scoperta. E in effetti il ruolo di Virginia portò tanta fortuna a Rita, che per il film guadagnò $450 alla settimana. Il suo look venne curato da Perk Westmore, visagista di fama, che però ebbe diversi problemi con i capelli della Hayworth. L'uomo era disperato perché Rita pare avesse una circonferenza del cranio importante. In più aveva una massa spropositata di capelli ed era impossibile metterle la parrucca che avevano deciso per il film di un bel biondo ramato. Decisero quindi di tingerle i capelli. Biondo Fragola sarà il film in cui la vedremo per la prima volta con gli iconici capelli rossi. Il film inoltre sarà l'unica pellicola dove la sentiremo cantare con la sua vera voce. E io so di darvi una delusione, ma a parte questo film, la voce di Rita nelle scene dove canta sarà sempre doppiata, anche per Gilda, ma ne riparleremo. Nel 1941 la Columbia iniziò a comprendere il grandissimo potenziale di Rita Hayworth e finalmente Harry Cohn decise di darle l'occasione giusta. Una serie di film dal grosso budget dove lei, la sua sensualità e il suo fascino irresistibile fossero al centro di tutto. Il primo film di questa operazione è Non sei mai stata più bella, del 1942, una commedia musicale al fianco di un attore e ballerino formidabile, Fred Astaire, una leggenda Hollywood insieme alla sua leggendaria partner di scena, Ginger Rogers, e con cui aveva già girato l'anno prima L'inarrivabile felicità. Fred Astaire tempo dopo dirà che tra tutte le sue partner di ballo, quella con cui si era trovato a meraviglia era proprio Rita Hayworth, una ballerina di grande esperienza con una tecnica formidabile e una grazia irraggiungibile. Ma la strategia di Cohn non poteva dirsi davvero vincente senza un'adeguata copertura mediatica della sua nuova pupilla. Ecco perché la Hayworth finì sulla copertina di Life con un inserto speciale, una foto di lei a tutta pagina dove si mostrava in tutta la sua voluttuosa sensualità, in ginocchio su un letto con una sottoveste di seta e pizzo, che lasciava solo presagire le sue curve. E potete solo immaginare quanto quelle foto accesero la fantasia del pubblico americano. Durante gli anni della guerra, per sollevare il morale dei soldati al fronte, Rita Hayworth decise di farsi fotografare in pose ammiccanti dai colori brillanti. Una in particolare accese le fantasie dei soldati. Lei, ripresa dall'alto, sdraiata su delle lenzuola di seta, i capelli rossi sparsi tutto intorno. Rita con quelle foto inventò le Pin-Up Girls, una versione evoluta dei calendarietti da barbiere, cioè le ragazze da poster, le cui foto venivano appese nelle officine, negli armadietti delle fabbriche, foto che i soldati potevano portare con sé e distrarsi dalle brutture della guerra. Ce l'hanno mostrata così, Rita. Sensuale, audace, voluttuosa e procace, una che sembrava voler dominare il mondo, ma quella immagine così lontana da lei, da com'era davvero, la fagocitò totalmente, annullò ciò che sentiva davvero di essere, una ragazza timida, insicura e fragile, che parlava poco, che aveva pochi amici e la cui personalità era tenuta a bada, perché non andava esposta, esibita, per lei poche interviste, solo servizi fotografici. Perché di lei dovevamo solo ammirare le curve e il suo straordinario sex appeal, la sua frivolezza. E se ci pensate, cosa c'era di autentico in Rita Hayworth? Non il suo nome, non l'aspetto, il suo passato ben nascosto e celato. Solo lo sguardo rivelava di lei quello che il sorriso ammiccante non riusciva a fare. Era lo sguardo commovente di una bambina che urlava al mondo: «Io non sono quella che pensate». Rita Hayworth fu un riuscitissimo esperimento di marketing, ma lei, dentro, rimaneva Margherita Cansino, la bambina a cui avevano strappato l'infanzia, che non era mai uscita con i ragazzi della sua età, che a 13 anni doveva ammiccare di fronte a un pubblico maschile compiacente,
che non sapeva esprimere un'idea, che non aveva opinioni su nulla, che non aveva studiato e che per tutta la vita si era fatta manipolare dagli uomini che aveva incrociato. Ad ogni modo, quella straordinaria operazione di marketing riuscì alla perfezione e fece di lei l'atomica di Hollywood. Ma se da un lato la sua carriera sembrava procedere a vele spiegate, lo stesso non si poteva dire del suo matrimonio con Eddie Judson. Judson si era rivelato un uomo spregevole che trattava la moglie alla stregua di un affare da concludere o di una macchina da vendere. Eddie, solo per il fatto di averla creata, pretendeva da lei dedizione e totale asservimento, senza possibilità di contrattare. Era una sua creatura e come tale la trattava. Quando finalmente si decisero a divorziare, toccò a lei pagare gli alimenti al marito. Anni dopo la stessa Rita gli sarà riconoscente perché senza di lui non ci sarebbe stata nessuna Rita Hayworth. Il 1944 è l'anno di Cover Girl, in Italia uscito con il nome di Fascino, un musical epocale e che segnerà la definitiva consacrazione di Rita Hayworth. Insieme a lei come partner di scena un altro formidabile attore ballerino, Gene Kelly. Rita nei panni di Rusty Parker è incantevole e il ruolo sembra cucito su di lei. Il film parla di una ballerina di fila che un giorno ha l'occasione di diventare una ragazza copertina, un ruolo per cui sarebbe stata pagata molto e che l'ha letta, ma alla fine vi rinuncia, rischiando però di rinunciare a tutti i suoi sogni, compresi quelli d'amore. Il film, girato in Technicolor, ebbe un successo strepitoso e mise in mostra più che mai le sue doti di ballerina e di cantante. Sì, perché allora nessuno aveva idea che quella non fosse la sua voce, era diciamo così un segreto, e sebbene Rita volesse prendere tantissimo lezioni di canto, Harry Cohn non glielo permise mai perché la riteneva una perdita di tempo. Oggi sappiamo che Rita fu sempre doppiata e in questo caso dalla cantante Martha Mears. Nel frattempo però la sua vita amorosa aveva preso una piega inaspettata. Ricordate la famosa copertina di Life del 1941? Bene, quelle foto fecero il giro del mondo e approdarono in Argentina, lì dove si trovava un certo Orson Welles, il genio e sregolatezza di Hollywood. Attore e regista di Quarto Potere, un film epocale che avrebbe fatto la storia del cinema. Orson Welles in realtà divenne celebre per la diretta radiofonica del 31 ottobre del 1938, la notte di Halloween, nella quale annunciò agli americani l'atterraggio dei marziani sulla Terra. Non era una notizia vera, ovviamente, ma il riadattamento radiofonico del romanzo distopico La guerra dei mondi, ma che lo stravagante regista annunciò come se fosse vero, creando scompiglio e panico in tutto il paese. Un gesto sconsiderato che però fece la sua fortuna. Un giorno Orson si ritrovò a sfogliare la rivista Life e d'improvviso si imbatté nella famosa foto della Hayworth in lingerie di pizzo. Ne rimase completamente rapito e disse: «Io sposerò questa donna». Orson iniziò a scriverle a tempestarla di chiamate, di fiori e regali, qualsiasi cosa pur di attirare la sua attenzione. Ma Rita non voleva proprio saperne di quel mezzo matto, memore anche delle parole della colonnista di Gossip e sua amica Luella Parsons. «Usa la testa, Rita, non il cuore». Ma Orson non era il tipo da arrendersi facilmente. Dopo tanto provarci, finalmente ottenne da lei un appuntamento. Sì, insomma, la prese per sfinimento. I due andranno a cena insieme e da quel momento non si separeranno più, pazzamente innamorati l'uno dell'altra. Orson le apparve diverso dagli uomini che aveva conosciuto. La sua supposta arroganza, spavalderia, era una maschera. Egli era sensibile e come lei aveva avuto un'infanzia complicata. Lui sembrava guardarle dentro e quando egli le raccontò la sua infanzia di bambino infelice, sentì di potersi finalmente aprire con qualcuno che poteva comprenderla. E Rita, per la prima volta nella sua vita, confessò l'orribile segreto che si portava dietro da anni. Gli confessò gli abusi del padre. Nessuno prima di allora lo aveva mai saputo, neanche la madre, che pur aveva sempre sospettato di Edoardo, ma non aveva mai fatto nulla per impedire quell'orrore. E lei stessa fu vittima di un marito violento, alcolista e manipolatore. Essersi liberata di quel segreto orribile le fece credere che Orson fosse l'uomo del suo destino e, come era già accaduto, mise la sua intera vita nelle sue mani. Lui sarà il suo mentore, quello che le darà l'istruzione che non aveva mai ricevuto
e Rita iniziò a leggere avidamente tutti i libri della biblioteca di Orson. Lui era il suo Pigmalione, lei la sua Galatea. Il 7 settembre del 1943 sembrava un giorno come tanti nella vita di Rita Hayworth. L'attrice stava girando il film Cover Girl, quando tutto a un tratto richiamò l'attenzione di tutti e annunciò: «Sposerò Orson Welles». Tutti si congratularono e applaudirono, ma nessuno immaginava che lo avrebbe fatto proprio quel giorno, perché se Con lo avesse scoperto per lei sarebbero stati guai e di certo glielo avrebbe impedito. Qualche ora dopo, approfittando di una pausa dalle riprese, i due fidanzati corsero al tribunale di Santa Monica per sposarsi. Fecero la fila come tutti e quando finalmente toccò a loro, per l'emozione, Orson dimenticò di mettere l'anello al dito di Rita, ma non solo, dimenticò anche il certificato di matrimonio appena ottenuto sulla scrivania dell'impiegato del tribunale. Le nozze segrete però furono ben presto svelate perché la novella coppia di sposi fu immortalata da decine di fotografi accorsi dopo una soffiata. Poi una raggiante Rita Hayworth, con un tailleur castigato e un cappello molto poco sobrio, annunciò di dover tornare in studio a girare. Nessuno, si dirà in quei giorni, aveva mai visto una coppia così felice. Harry Conn scoprirà così che la sua pupilla non solo usciva con Welles, ma che addirittura lo aveva sposato senza dire niente e durante le riprese di un suo film. Potete solo immaginare quale furia si scatenò dentro gli uffici della Columbia. Nel 1944 Rita mise al mondo la sua prima figlia Rebecca. Nel frattempo anche la sua carriera riprese. Con, che si era fatto passare la rabbia, nel 1946 le propose un film che però non lo convinceva tanto. Era un noir in bianco e nero e la protagonista era una donna molto sensuale, una femme fatale, il cui unico obiettivo era ammaliare gli uomini che incontrava. Il suo nome era Gilda. A quel tempo né Con né la Hayworth potevano immaginarlo, ma quello sarebbe stato il film di maggior successo, quello che la renderà una tra le più importanti star dell'intera storia di Hollywood. Ma quel ruolo diventerà il suo alter ego, da cui sarà molto difficile liberarsi. La regia di Gilda fu affidata a Charles Vidor, co-protagonista l'affascinante Glenn Ford. Tanti i motivi per cui Gilda è un film diventato cult, oltre che per l'allure della Hayworth anche per i costumi, per la colonna sonora con brani diventati iconici come Put the Blame on Mame o Amado Mio, ma a renderlo memorabile è sicuramente la costruzione del film. Per i primi 15 minuti non vediamo che uomini. Il film infatti si apre con il protagonista, interpretato da Glenn Ford, Johnny, che vince dei soldi tirando ai dadi. Viene aggredito e salvato da un gentiluomo proprietario di un nightclub e di un casinò che ha pietà di lui e lo porta al suo night, dove, inspiegabilmente a mio avviso, viene assunto come suo braccio destro. E solo dopo un'eterna sequenza di uomini affaccendati a giocare al tavolo da gioco, ecco apparire lei. Gilda, introdotta da una musica di sottofondo, il tema del film Put the Blame on Mame, e da una delle battute più memorabili dell'intera storia del cinema. Gilda, are you decent? Me? Gilda si rivela al pubblico in tutto il suo splendore. Quella scena arriva dopo 17 minuti e rimarrà impressa nell'immaginario collettivo di tutti. Gilda è la vera femme fatale. Altra scena memorabile è il famoso striptease dove l'attrice, fasciata da un lungo abito nero che le lascia le spalle scoperte, sulle note di Put the Blame on Mame si toglie un lungo guanto nero. Una scena allusiva, suggestiva ed estremamente seducente, anche se di fatto Gilda non toglierà nient'altro che un guanto. Il successo del film fu travolgente non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo e la rese una star di primo livello. La locandina del film che mostrava il suo corpo ad anfora, stretto nell'abito lungo e sinuoso come la voluta di fumo della sua sigaretta, presentava un claim accattivante. Non c'è mai stata una donna come Gilda. E tutti in giro per il mondo si accaparrarono quella locandina per continuare a sognare Gilda, la donna dei sogni. Ma ci fu anche il rovescio della medaglia, perché il pubblico iniziò a identificare Rita con il suo personaggio, al punto da acclamarla urlando il nome di Gilda e non il suo.
un nome così evocativo che qualcuno nel 1946 pensò di chiamare una bomba con lo stesso nome. E quella non sarà una bomba qualsiasi, ma una bomba nucleare all'idrogeno, una bomba atomica, usata per le sperimentazioni al largo del Pacifico e che verrà lanciata sull'atollo di Bikini nel corso di un'operazione chiamata Crossroads. La notizia non piacque a Rita Hayworth, che ne fu parecchio turbata. Gilda però non portò solo fama e successo, ma anche disastri nella sua vita personale. Il matrimonio con Wells era ormai una barca alla deriva. Orson si rivelò profondamente egoista ed egocentrico, un uomo terrorizzato dall'idea di sparire dai radar e, quando con il successo di Gilda la moglie iniziò a essere di gran lunga più famosa di lui, la cosa lo destabilizzò completamente. Prese ad allontanarla, ad interessarsi ad altro, alla politica. Persino la figlia Rebecca gli dava ombra e gli ricordava costantemente che egli non era più solo Orson Welles, il genio di Hollywood, ma un marito e un padre con delle responsabilità che lui proprio non voleva. Orson vedeva in Rebecca un grazioso giocattolo, ma i suoi pensieri erano solo per i progetti di lavoro. Peccato che i suoi rimanessero solo progetti che quasi mai si concludevano in film. Hollywood era terrorizzata da lui e gli addetti ai lavori lo consideravano veleno al botteghino perché i suoi film non incassavano, non li capiva nessuno. Orson quindi era sempre più lontano e distratto dalle sue ambizioni politiche e dai suoi progetti di film. E poi erano profondamente diversi. Stravagante, istrionico, egocentrico dalla personalità strabordante lui, timida, insicura e votata alla disciplina lei. Orson spendaccione e incurante dei soldi, Rita che doveva pagare i suoi conti. Come poteva durare tra di loro? Nel marzo del 1946 finalmente misero fine al loro matrimonio e Rita era così disperata che si lasciò trascinare in una focosa relazione con il suo partner sulla scena, Glenn Ford, un noto assopigliatutto del parterre di attrici di Hollywood. Si dice infatti che ebbe 146 amanti, le cui storie furono tutte annotate in un diario personale. Ma quella con Rita Hayworth fu una storia che, tra un matrimonio e l'altro, un amante e l'altro, durò più di 40 anni. Sarà l'unico figlio di Glenn Ford, l'attore di scarsa fortuna Peter Ford, a rivelarlo moltissimi anni dopo in un libro confessione, Glenn Ford a Life. I due si erano incontrati quando ancora erano due attori squattrinati e semi sconosciuti sul set del film Seduzione del 1940, ritrovandosi nel 1945 sul set di Gilda, per non lasciarsi mai più. Certo, la loro fu una relazione atipica. Glenn era sposato e anche quando divorzierà da Eleanor Powell nel 59, i due non ufficializzeranno mai la relazione ed entrambi sposeranno altre persone. Secondo Peter Ford, per il padre, che parlerà sempre solo di una grandissima amicizia, Rita fu l'amore della sua vita. Ma Peter Ford si spingerà oltre parlando di una gravidanza non voluta, frutto della relazione fra i due attori, ritrovatisi sul set degli Amori di Carmen nel 1948 e che avrebbe portato la Hayworth a viaggiare fino in Francia per abortire. Ad ogni modo Orson Welles tornò a tormentarla per convincerla a tornare insieme e a lavorare al suo nuovo progetto, un noir dal titolo suggestivo, La signora di Shanghai. Rita accettò perché nonostante tutto provava ancora amore per quell'uomo e pensò che questo potesse essere il modo migliore per far tornare l'armonia di coppia. Ma non solo, lo stimava come regista ed era convinta che avrebbe saputo valorizzarla come attrice completa. Non sapeva Rita lo scotto che avrebbe dovuto pagare per essere tornata con Orson, ma lo scoprirà presto. Orson si dimostrò per l'ennesima volta abusante e controllante, arrivando al punto di convincere Rita a cambiare il suo look per esigenze di scena. E non si accontentò di farle indossare una parrucca, no. Portò Rita in un salone di parrucchieria di Hollywood e convocò uno stuolo di fotografi per immortalare il momento. Il nuovo look prevedeva un taglio corto e un colore che virava al biondo platino. La scelta era formalmente ineccepibile perché Elsa Bannister, la signora di Shanghai, era nella sua perfidia un ruolo completamente diverso da quelli che avevano reso famosa l'attrice. Rita finse entusiasmo guardandosi allo specchio, sorrise, si guardò ammirata, ma dentro si sentiva mortificata e umiliata come mai si era sentita prima, arrivando a pensare che egli volesse addirittura punirla per la nascita non gradita di Rebecca.
ma il peggio doveva ancora arrivare, perché quando Harry Cohn la vide col suo nuovo look quasi stramazzò per terra dalla rabbia e, puntando il dito contro Wells, gli urlò: «Che cosa le hai fatto, bastardo? L'hai rovinata!» Ovviamente le preoccupazioni di Cohn non erano rivolte a Rita e a come potesse sentirsi, ma al ritorno negativo che quel nuovo look poteva suscitare nel pubblico, abituato a vedere Rita Hayworth con i suoi iconici capelli rosso fiamma e lunghi. Il film, come era prevedibile, non ebbe successo, e non soltanto perché Hayworth appariva diversa, ma anche per il taglio documentaristico, realistico del film, i piani lunghi, gli enormi buchi nella trama, ulteriormente complicata da un montaggio particolare. E sebbene la scena degli specchi sia considerata una delle più riuscite del genere noir, il film fu un completo disastro, ma soprattutto ci mostrò una Hayworth spenta, con lo sguardo perso nel vuoto. La luce che le brillava dentro sembrava non esserci più. Le sue fragilità erano esposte, visibili, e il pubblico lo percepì e non capì. Anni dopo la Hayworth dirà che in realtà La signora di Shanghai era stato uno dei migliori film che avesse fatto. Inutile dire che i due, appena dopo la fine delle riprese, chiusero definitivamente i rapporti e chiesero il divorzio. Di quel matrimonio Rita dirà: «Egli era interessato soltanto a se stesso. Impossibile vivere con un genio». Ma molti anni dopo il ricordo sarà addolcito dal tempo. Era tormentato, possessivo, insicuro, ma era un genio, pazzo come un cavallo e un uomo meraviglioso, completamente staccato dalla realtà. Dopo La signora di Shanghai girerà altri film più o meno di successo, come Gli amori di Carmen, una trasposizione del romanzo Carmen, da cui fu tratto anche il libretto musicato da Georges Bizet, insieme al suo partner preferito Glenn Ford. Il primo film che la sua casa di produzione, la Beckworth Corporation, produrrà insieme alla Columbia. Al film partecipò anche il padre di Rita in qualità di coreografo. La pellicola fu un successo e permise alla sua casa di produzione di lavorare fino al 1954, anno in cui dichiarò bancarotta. Nel 1948 Rita era distrutta dalla fine del matrimonio con Orson Welles, dall'insuccesso del film La signora di Shanghai, dalle critiche di chi le diceva che il suo tempo stava finendo, e così fuggì dagli Stati Uniti e si rifugiò in Europa per cercare un po' di pace sulla Costa Azzurra. Una sera si trovava a Cannes e, durante una cena in suo onore a Cap d'Antibes, la sua amica, la regina delle serate mondane Elsa Maxwell, le presentò un uomo che le avrebbe ancora una volta rivoltato l'esistenza, il principe pakistano Ali Salman Aga Khan, detto Ali, figlio di Aga Khan III, imam ismailita. Ali Khan, pakistano di origini iraniane e italiane, nasce a Torino da madre italiana Teresa Ginetta Maiano. Era un uomo che sapeva tante lingue, educato, di buone maniere, istruito e con un fascino irresistibile, amante dei cavalli e soprattutto con la fama di irriducibile playboy. Ali Khan non perse tempo e già subito dopo la cena la invitò sul terrazzo per guardare le stelle e senza troppi giri di parole si disse affascinato da lei in un modo che non sapeva spiegare, al punto da sussurrarle all'orecchio: «Non esiste donna più bella di te al mondo». E Rita, la fragile Rita, perse completamente la testa. Per farla breve, i due iniziarono quella sera stessa una relazione che sfocerà in un matrimonio sfarzosissimo nel maggio del 1949, celebrato nella splendida dimora a picco sul mare di Cannes, che somigliava a una nave. Il jet set internazionale si radunò a bordo piscina, riempita di una composizione di garofani bianchi e rosa con le iniziali dei due sposi e da un costosissimo profumo Guerlain ideato apposta per il matrimonio dell'anno. Il primo per Ali Khan e il terzo per Rita Hayworth, che per amore di Ali mollerà Hollywood per trasferirsi in Costa Azzurra, rifiutando persino di girare il film La Contessa Scalza, con una sceneggiatura pensata e scritta appositamente per lei e recitato in seguito da Ava Gardner, rompendo così il suo contratto con la Columbia, mandando su tutte le furie Harry Cohn, che le lancerà dietro le peggiori maledizioni. Rita diventa così una principessa, proprio come Eddie Judson aveva in qualche modo predetto in quelle biografie farlocche che faceva girare per dare alla moglie un'aura di mistero. Ma sarà l'ennesimo uomo sbagliato.
All'inizio era una vera e propria favola, anzi Ali per compiacerla le disse che Gilda era il suo film preferito. Egli si dimostrò un vero principe, quello delle fiabe, la riempiva di attenzioni, di regali, sì, insomma, le fece vivere un sogno che però si infranse di fronte al primo ostacolo. Rita non era Gilda e forse le aspettative del principe di trovarsi nel letto la femme fatale per antonomasia rimasero inattese per via della ritrosia di Rita, della sua timidezza e il suo carattere schivo. La magia non andò oltre la nascita dell'amatissima principessina Jasmine e si dissolse nel giro di un paio d'anni. La prima volta che Rita tornò a New York ad accoglierla uno stuolo di fotografi incerti su come chiamarla, se Sua Altezza o Principessa, e lei rispose «Chiamatemi Rita». Poi fece un breve discorso dove si disse felice e appagata della sua nuova vita, ma i suoi occhi trasudavano tristezza e disincanto. In realtà, in quel viaggio, i due erano già separati. Rita capì che Ali desiderava davvero Gilda, non lei. Non solo perché almeno una volta al mese si rivedeva il film in proiezione privata, ma anche perché sembrava voler sfidare l'orgoglio della moglie aizzandone l'ira. Sì, perché il principe Ali la preferiva in collera. Adorava quando gli faceva scenate, ne era addirittura estasiato. Quelle sfuriate lo eccitavano come poche cose al mondo, perché gli davano l'illusione che davanti a lui ci fosse la sua adorata Gilda. E sebbene Rita avesse un carattere mite, quando si arrabbiava tirava fuori un temperamento focoso e fumantino, una che quando si infuriava faceva volare i piatti. Ali e Rita non potevano essere più diversi di come erano. Egli era un viver e amante della vita notturna, sempre circondato dal suo entourage e dalla sua cerchia di amici scalmanati quanto lui. E poi, ovviamente, nonostante il matrimonio, non smise mai di correre la cavallina, come si suol dire. Tra le sue conquiste di quel periodo, l'attrice Joan Fontaine, che Khan incontrò nello stesso night dove aveva conosciuto la moglie. Per farla breve, già nel 1952 i due, seppur sposati, vivevano in case separate. Divorzieranno nel gennaio del 1953, quando la Hayworth era già tornata negli Stati Uniti. Di quel matrimonio dirà: «È stata solo un'illusione. Ali viveva condizionato da impegni mondani. Nella sua scala di valori l'ordine era questo: prima i cavalli, poi i ricevimenti, poi io». Rifiuta anche con un gesto raro nei divorzi l'assegno che Ali Khan era disposto a versarle, ma i due, ahimè, intrapresero una battaglia per la custode di Jasmine. Ali voleva che crescesse come musulmana, Rita voleva che fosse cristiana e rifiutò l'offerta di Ali di $1 milione in cambio di un'educazione musulmana e di una custodia condivisa, 6 mesi in Europa, 6 mesi negli Stati Uniti. Una volta negli Stati Uniti, Rita provò a riallacciare i rapporti con la Columbia. Harry Conn covava ancora del rancore verso di lei, ma era anche un uomo molto pratico e le fece una proposta. 3 pellicole dove l'attrice doveva riprendere a essere una femme fatale. Nessun altro compromesso, o così o poteva rivolgersi altrove. E Rita accettò. Per la Columbia nel 1952 gira Trinidad insieme a Glenn Ford. Il film che la riporterà sugli schermi dopo 4 anni di assenza. Un noir che racconta di una sensuale cantante ballerina che deve indagare sulla strana morte del marito che vede coinvolto il miglior amico di quest'ultimo, in un gioco di seduzione e inganno. La donna lo fa innamorare per scoprire la verità, ma finirà per innamorarsi del cognato Steve, ignaro del suo doppio gioco. La lavorazione di questo film però si presentò subito problematica perché a pochi giorni dall'inizio delle riprese Rita ebbe da ridire sulla sceneggiatura. Anzi, racconta che quando ricevette il copione le fece così schifo che lo lanciò nella pattumiera. Pretese quindi la riscrittura, ma neanche questa la soddisfò. Rita voleva che il film fosse perfetto perché il fallimento del film avrebbe compromesso la sua già fragile carriera. Ma Harry Conn giudicò le pretese dell'attrice dei capricci da diva e minacciò di farle causa per i ritardi della produzione. Rita così fu costretta a farsi andare bene il copione. Come era prevedibile, il film fu massacrato dalla critica, che lo giudicò la brutta copia di Gilda, ma il pubblico lo amò e a frotte affollò i cinema per vedere il rientro a Hollywood dell'attrice, incassando molto più di Gilda.
Gira poi Salomè, un tentativo di colossal storico biblico, fortemente voluto da Henry Cohn, la cui sceneggiatura però non riprende la leggenda di Salomè così come ce la racconta la Bibbia, ma punta a rendere amabile il personaggio controverso di Salomè, che in questo film ci appare solare e positiva, e al punto da capovolgere totalmente lo scopo della sua vita, cioè ammaliare re Erode per ottenere la testa di Giovanni Battista. In questa versione Salomè danza per salvarlo dalla morte. Rita era sì tornata a Hollywood, ma si sentiva tremendamente sola. Così, quando conobbe Dick Haymes, si lasciò trascinare dalla leggerezza che gli riusciva a darle. Dick era un crooner, uno che cantava nei night alla maniera di Bing Crosby. Era anche un gran viveur e un playboy impenitente. Peccato che fosse anche un artista squattrinato e di scarsa fortuna, sempre in cerca di soldi, divorato dai debiti e perseguitato dalle sue ex mogli a cui doveva gli alimenti, che puntualmente non pagava. Al punto che una delle sue ex mogli, Nora Eddington, lo denunciò per inadempimento degli obblighi di mantenimento. L'uomo le doveva $4,800. Una settimana dopo anche la sua seconda ex moglie fece lo stesso, visto che l'uomo continuava a non mandare l'assegno per il mantenimento dei tre figli. E poi c'era la spinosa questione della sua cittadinanza americana. La sua frequentazione con la Hayworth, al di là dell'indubbia fascinazione della donna, era più che altro indirizzata a ottenere dei vantaggi con il governo americano, che lo voleva fuori dal paese. E ci riuscì, perché Rita garantì per lui e, consapevole dei guai giudiziari ed economici dell'uomo, cedette al suo fascino e, sorprendentemente, decise di sposarlo nel 1953 a Las Vegas. L'attrice, per permettere al marito di vivere con lei in California, si fece carico di tutti i suoi debiti affinché le ex mogli ritirassero le denunce, e così avvenne. Ma non solo, la Hayworth ripagò anche i debiti con il fisco. Anche la carriera di Ames dipendeva totalmente da lei, perché quando lei veniva a sentirlo nei locali potevi star certo di non trovare un centimetro di spazio libero, e se invece lei non c'era, attorno a lui c'era il vuoto più assoluto. Pochi alti e moltissimi bassi in quella sgangherata unione, senza contare la causa intentata da Ali Khan per la custodia della figlia Jasmine, imprudentemente affidata alle cure di una tata, secondo Ali non del tutto affidabile, e che porterà a un'estenuante battaglia legale. Rita vincerà la causa, ma ne uscirà devastata, per non parlare poi di quella volta che i due coniugi finirono dentro una camera di hotel di Los Angeles, barricati per 24 ore, mentre fuori uno sceriffo minacciava Ames di volerlo arrestare se non avesse ripagato i suoi debiti. Eppure, neanche dopo quell'episodio increscioso e imbarazzante, Rita si deciderà a lasciarlo. Le servirà la forza bruta per convincerla. Accadde una notte al Coconut Night Grove di Los Angeles, quando al culmine di un litigio Dick la schiaffeggiò davanti a tutti in pieno viso. Fu in quel momento che Rita capì che quel matrimonio era naufragato totalmente. Fece i bagagli e uscì dalla casa in affitto che condividevano per non fare più ritorno. Ma lo shock per quella fine rovinosa le provocò una febbre che le durò per giorni e giorni. Ma quel matrimonio fallito le lasciò anche pesanti strascichi finanziari. Era decisamente al verde, talmente tanto che fu costretta a rivolgersi ad Ali Khan per ripristinare l'accordo di mantenimento che aveva poco prudentemente rifiutato, ma senza successo vista la recente battaglia legale. Lo stesso fece con Orson Welles, anche lui in debito con lei per il mantenimento, ma anche qui trovò una chiusura totale e la disperazione prese il sopravvento. Inizia da qui la discesa agli inferi di questa donna straordinaria che sognava di avere una famiglia felice e che invece si ritrovò sola e infelice. Quel matrimonio e il successivo con il produttore James Hill furono dei veri e propri colpi di testa, dettati dal terrore di Rita di rimanere sola, dal desiderio di aggrapparsi a qualcuno che le riempisse il vuoto che sentiva, un vuoto che neanche l'alcol di cui diventerà dipendente riuscirà a colmare. Nel 1957 gira insieme a Frank Sinatra e Kim Novak Pale Joy, una commedia musicale di George Sidney. Pur essendo Sinatra il protagonista, l'artista volle che il nome di Rita Hayworth figurasse prima del suo. Un gesto di grande generosità con cui Sinatra volle omaggiare la stella della Columbia che produceva il film e che sin dalla pellicola Cover Girl aveva sempre messo il nome della Hayworth per prima. Nel 58, ahimè, perderà per sempre questo privilegio.
James Hill, il quinto e ultimo marito, proverà a rilanciare la sua carriera in declino dopo la fine del contratto con la Columbia, scritturandola per il film Tavole separate, insieme a Burt Lancaster e Deborah Kerr, che sarà l'ultimo film a grosso budget che girerà. James Hill era un uomo dal carattere apparentemente mite e solido, lontano dalle mattane dei suoi precedenti mariti. Con lui sperava di trovare la serenità che agognava, ma anche quel matrimonio finì malissimo e nel 1961 i due divorziarono. Pare che tra i motivi della fine del matrimonio ci fosse la volontà di James di farle fare sempre più film e quella di Rita di ritirarsi, ma contribuì anche il fallimento della loro casa di produzione che esacerbò i rapporti. James Hill alla fine si rivelò come tutti gli altri, manipolatore ed egocentrico, e quando Rita non gli servì più non le risparmiò mortificazioni e umiliazioni. Nel frattempo i problemi con l'alcol di Rita si fecero sempre più evidenti. In realtà la sua dipendenza risaliva al matrimonio con Wells, uno capace di ingollare un whisky dietro l'altro senza battere ciglio. Ma agli inizi degli anni 60 la situazione sfuggì al suo controllo. La figlia Jasmine, anni dopo, in un'intervista ricorderà come nei suoi ricordi di bambina la madre fosse spesso ubriaca. Era, dirà, incapace di gestire gli alti e bassi della sua vita. E più gli anni passavano, più il suo problema con l'alcol peggiorava, fino a costringerla a dei ricoveri. Nel 1972 Rita Hayworth, 52enne, meditava il ritiro definitivo, ma aveva bisogno di soldi e su suggerimento di Robert Mitchum accettò di girare quello che sarà il suo ultimo film, La collera di Dio. Ma fu un totale disastro. Già da qualche anno soffriva di terribili vuoti di memoria, dimenticava le battute, era lunatica, andava in escandescenze per ogni sciocchezza e la sua recitazione fu ritenuta mediocre. Anche il suo aspetto era ormai per gli standard di Hollywood non adeguato. Aveva solo 52 anni, ma il suo viso sembrava stanco, al punto che i direttori della fotografia dovevano continuamente aggiustare le luci per non accentuare i suoi occhi perennemente stropicciati e stanchi. Nessuno aveva idea di che cosa le stesse accadendo, ma quelli erano i segni di una malattia terribile, debilitante, che l'avrebbe cancellata come essere umano, prima ancora che la vita l'abbandonasse. Erano i segni di un Alzheimer precoce. Nessuno poteva immaginare che una donna ancora nel fiore degli anni potesse soffrirne, ma col senno di poi quei suoi vuoti continui e quel suo carattere volubile erano i chiari segni che qualcosa nella sua mente stava sfuggendo. La dea dell'amore, la diva che aveva acceso le fantasie del pubblico, stava sfiorendo nel corpo di una donna che il tempo, i dolori e l'alcol non avevano risparmiato. Un vizio, quello dell'alcol, che la leggenda voleva devastante, specie negli ultimi anni della sua vita. Oggi sappiamo che era la malattia. A metà degli anni 70, durante un'apparizione in una serata di gala, gli ospiti presenti notarono che Rita si muoveva esitante e barcollava vistosamente. Tutti le lanciarono sguardi di disapprovazione e si diedero di gomito sussurrando «è totalmente ubriaca». Invece erano i primi passi nell'oblio in cui l'avrebbe trascinata l'Alzheimer. La malattia le venne diagnosticata ufficialmente nel 1980. L'anno successivo la Corte Suprema di Los Angeles, su istanza dei suoi familiari, la dichiarò incapace di intendere e volere, nominando la figlia Jasmine come sua tutrice legale. Non apparirà mai più in pubblico. Passerà gli ultimi anni della sua vita nel suo appartamento nell'Upper West Side, assistita con amore dalla figlia Jasmine. La prima figlia, Rebecca Wells, con cui aveva interrotto i rapporti, nel 1983 andò a farle visita dopo 7 anni di silenzio. L'incontro però fu devastante perché Rita si ricordava stento di lei. Rita passò gli ultimi anni dipingendo fiori ad olio, mentre i suoi ricordi, pezzo dopo pezzo, abbandonavano la sua mente, facendola tornare bambina, una bambina felice che nessuno aveva mai sporcato. Muore il 14 maggio del 1987 nella sua casa di New York, all'età di 68 anni. Ai suoi funerali c'erano tutti i suoi amici più cari, tra cui Glenn Ford, affranto e distrutto per quella perdita. Rita Hayworth riposa all'Holy Cross Cemetery di Culver City.
Se n'era andata la dea dell'amore, il sogno proibito di ogni uomo, la straordinaria interprete di Gilda, ma nessuno aveva saputo cogliere la sua essenza, la sua intima fatica di vivere e il desiderio di normalità. La patina di glamour che l'ha sempre circondata ha anche nascosto ciò che era veramente, e sembra quasi una beffa del destino che a colpirla sia stato proprio l'Alzheimer, una malattia ingrata che fa vivere a ritroso fino a cancellare tutto. Noi, però, quella donna straordinariamente bella e fragile, ce la ricorderemo per sempre. Ed eccoci alla fine di questo lunghissimo viaggio nella vita di Rita Hayworth, anzi, delle sue tante vite. E io spero che scoprire cose che magari non sapevate su di lei possa avervi fatto piacere. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Seguitemi su Instagram, alla pagina Angolo del Crimine, se volete, e ci vediamo sempre qui a The Hollywood Boulevard. Ciao!